noi non ora dirti stasera perché si celebra un grandissimo campionato dell'Atletico Acquaviva. La tua esperienza come dirigente al servizio di questa grandissima squadra. Mario, io voglio dire queste cose. Questo è un grandissimo gruppo, sono tutti amici, sono tutti amici. E a prescindere dei calciatori, dalle proprie esperienze avute, questo è un gruppo fantastico, partendo dal portiere e finire all'ultimo che ci sia. Quest'anno mi hanno dato tante di quelle soddisfazioni e come infatti siamo quasi alla fine per vincere questo campionato. Ci manca un punto, sperando che in queste ultime tre partite lo facciamo per esultare. Perché hai scelto l'Atletico Acquaviva anche per te questa domanda? Ho scelto l'Atletico Acquaviva perché è, a prescindere è che il mio quartiere, dove vivo da ben 40 anni, da piccolino, e poi queste, torno a ripetere le stesse parole di con mio fratello Paolo, ho in squadra anche mio figlio, anzi non uno, due, uno gioca, l'altro per motivi di lavoro è più impegnato, ma anche lui sta nel gruppo e do anima e corpo a questa squadra. E anche loro, i ragazzi, sono affezionati a me. E queste sono le cose di questa squadra. La partita più bella del campionato qual è stata? La partita più bella del campionato è quella che abbiamo vinto 1-0 a Macerata Campania, perché è stata, ci aspettavano calcisticamente parlando, è stata una partita di sacrificio e ho visto veramente l'Acquaviva impegnarsi dal primo all'ultimo minuto, dove alla fine abbiamo esultato con garbo. Certo, ambizione di questa squadra, in cuor tuo ti piacerebbe partecipare a un campionato di prima categoria, quel campionato di Bronzo che conosci benissimo per aver seguito queste squadre nel casertano, su tutta l'Inter casertana delle ultime stagioni. Posso dire una cosa, mi è rimasto l'amaro in bocca a quella partita al Pinto con l'Inter casertano Casalnuovo. E vorrei, se è possibile, fare un'altra volta questo campionato per avere una rivincita sul campo. I tuoi incoraggiamenti ai ragazzi quando, dopo una sconfitta, dopo, quando le cose vanno male, da papà e da dirigente? Ma io sono il primo tifoso loro e li incoraggio dal primo all'ultimo minuto, anche se sono un po' sanguigno, ma sono fatto così. Ma solo per vincere, poi è tutto. Possiamo dire che il punto di forza di questa squadra è il gruppo? Sì, sicuramente il gruppo. Dal primo, torno a ripetere, dal primo all'ultimo si fanno in due per questa maglia. E questa maglia rosso-blu. Maglia rosso-blu, no. L'Atletico Acquaviva può candidarsi al ruolo di seconda squadra? Diciamo di sì, perché la prima squadra, noi siamo tutti tifosi della nostra Casertana. E può darsi, se facciamo bene le cose, si può candidare anche a essere la seconda squadra di Caserta. Grazie. Non ce ne vogliono quelli non di ce ne vogliono, assolutamente. E quelli del Bayern Caserta, che sono tutti amici nostri lo stesso. Sei qui con noi da oltre 3 ore, perché lo ricordo, sono le 22:10 a memoria, in 4 anni mai ci siamo potratti così tanto nel programma. 22:10, che idea ti sei fatto di questo programma e il tuo saluto ai radioascoltatori? Veramente questa è una trasmissione molto fatta per bene, condotta molto bene da Mario Fandaccione. Non è una sviolinata questo, perché è uno che si interessa del calcio dilettante e se ne trovano pochi in giro. Perciò diamo onore a questa radio e riconosciamo questo in tutta la città di Caserta. Grazie del tuo grandissimo, splendido intervento. Le porte della radio, lo ricordo, saranno sempre aperte a te e gli amici dell'Atletico Acquaviva. Un grandissimo in bocca al lupo e questa maglia rosso-blu splendida, sempre alto il vessillo di questi grandissimi e fantastici colori.
Ringrazio Radio Caserta Nuova, a Mario Frandaccione e direttore Linuzzo.